Allora, la volta scorsa abbiamo studiato questo circuito. Abbiamo studiato cioè un circuito nel quale abbiamo messo alla gate del dispositivo, tra gate e source, una parte di polarizzazione fissa VGS e abbiamo applicato un generatore di segnale sinusoidale. Poi abbiamo messo una resistenza e una batteria. Abbiamo analizzato questo circuito e abbiamo visto che cosa? Che se noi imponiamo una condizione sull'ampiezza del segnale sinusoidale che mettiamo in ingresso, il circuito diventa lineare. Questa condizione l'abbiamo chiamata condizione di piccolo segnale. Ed è questa. Quindi noi fissiamo un'ampiezza massima per il segnale sinusoidale. In queste condizioni abbiamo visto che otteniamo in uscita una corrente che è somma della componente DC dovuta alla sola batteria più una componente sinusoidale legata al segnale di ingresso. Il legame tra la corrente dell'uscita e la tensione dell'ingresso è una transconduttanza che noi abbiamo denominato G con M e che abbiamo scritto come 2 radice di K. Quindi abbiamo visto che la corrente istantanea di drain è data dalla parte statica più una parte dinamica proporzionale al segnale di ingresso. Bene, ci siamo anche calcolati la tensione di drain istantanea e abbiamo visto che effettivamente io mi trovo una tensione anch'essa somma di una parte statica e di una parte dinamica. La parte dinamica è una replica amplificata della tensione dell'ingresso in opposizione di fase, cioè il meno, e il fattore di proporzionalità è G con M RD. Abbiamo già sottolineato la volta scorsa che il fatto di far diventare questo circuito lineare ci consente di risolvere questo circuito con la sovrapposizione degli effetti. Quindi di considerare nell'analisi la sola parte statica, la sola parte dinamica e poi andare a sommare i risultati. Può essere per questo scopo molto comodo considerare un modello del MOSFET per quanto riguarda la sola parte dinamica. Che cosa voglio dire? Per il segnale, il dispositivo come si comporta? Io metto una VGS, ottengo una ID proporzionale alla VGS. Quindi il circuito si comporta come un generatore controllato di corrente. Quindi se io considero un doppio dipolo che ha 3 terminali, gate, source e probe. Il MOSFET per la sola parte di segnale si comporta come un generatore controllato di corrente che eroga una corrente proporzionale alla tensione che ho agli altri 2 terminali. Questo semplice modello noi l'abbiamo ottenuto, vi ricordate, siamo partiti dalle equazioni della corrente in saturazione, nelle quali non abbiamo considerato la modulazione di canale. Quindi se io voglio realizzare un modello più preciso di questo, mi devo ricordare che la corrente in realtà non è come viene proprio da qui completamente indipendente dalla tensione drain source, cioè dalla tensione dell'uscita, ma ci sta una dipendenza che è di tipo lineare
e che noi abbiamo descritto attraverso quella resistenza R0 che abbiamo calcolato come VA sui D. Quindi se io voglio ottenere un modello più completo del comportamento del dispositivo riguardo al segnale, posso senz'altro andare a considerare l'effetto della R0, che è una resistenza che cosa mi fa? Mi fa dipendere la corrente di drain anche dalla tensione che ho tra drain e source. Di questo modello tiene conto di tutti i fenomeni. Questo modello è il modello a piccolo segnale del MOSFET a media frequenza. Poi oggi ragioneremo un po' sulle frequenze e capiamo esattamente che cosa vuol dire. Andiamo a vedere perché, diciamo, è così utile aver descritto il dispositivo con un modello equivalente. D'accordo? Supponiamo di avere un circuito di questo tipo, dove noi abbiamo una parte di segnale e una parte di polarizzazione. Noi adesso per risolverlo siamo passati attraverso le equazioni, abbiamo scritto la corrente, abbiamo sostituito le grandezze. Ma se noi sfruttiamo il fatto che se siamo in piccolo segnale questo circuito diventa lineare, abbiamo detto che io questo qua lo posso risolvere risolvendo la sola parte DC, risolvendo la sola parte AC e sommando le soluzioni. Qual è la parte DC di questo circuito? È quella che ottengo se io non considero il segnale di ingresso. Quindi il circuito statico che io devo risolvere è semplicemente questo circuito qua. Questo è il circuito DC. Quindi ho messo a zero il segnale sinusoidale locale. E questo è un circuito che noi sappiamo risolvere facilmente, abbiamo visto come si fa. Risolto questo circuito, io devo risolvere il circuito AC. Come lo ricavo da qua il circuito AC? Devo togliere il forzamento delle batterie. Allora, che cosa ottengo? Ottengo che il circuito che devo risolvere questa volta è un circuito fatto semplicemente così. Allora, che cosa ho fatto? Ho annullato la VGS e ho annullato la VDD. Quindi questo punto qua va a massa. Quindi noi questo lo faremo sempre nei nostri circuiti, per risolvere i circuiti complessi divideremo sempre la parte statica dalla parte. Come lo vado a risolvere io questo circuito relativo soltanto alle componenti AC? Dovrei passare per delle equazioni, ma io so che questo dispositivo per le componenti di segnale ha un comportamento che io posso schematizzare con il modello che ho visto prima. Allora che cosa faccio? Al posto di questo dispositivo che si porta appresso delle equazioni non lineari, io ci vado a sostituire il modello che ho trovato a piccolo segnale. Per il momento trascuriamo la resistenza R0.
Quindi io al posto del dispositivo ne disegno il modello. Tanto per il segnale il dispositivo si comporta così: alla tensione d'ingresso fa corrispondere una corrente d'uscita. Quindi questo qui diventa il mio dispositivo. Ora questo dispositivo è collegato a delle cose, ai suoi terminali. Quindi lo stesso tipo di collegamento che ho qua io lo devo andare a fare a questo modello. Allora, che cosa vedo io da qua? Il SUS sta a massa, quindi anche da questo lato qua chiaramente il SUS deve andare a massa. Qui c'ho la gate del dispositivo. La gate è collegata al generatore sinusoidale, quindi qua questa è la gate del dispositivo. Io la vado a collegare al generatore sinusoidale che sta anch'esso a massa. Il drain sta collegato a una resistenza RD che ha l'altro terminale a massa. Quindi io da qua vado a disegnare la resistenza RD. Questo circuito e questo circuito si comportano allo stesso modo. Io ero interessata a calcolarmi che cosa? L'uscita, la tensione di uscita. La tensione di uscita qual è? È la tensione che c'è tra il connettore e la massa. Quindi è la tensione tra il drain, pardon, e la massa. Quindi è la tensione che ho qui, tra drain e massa. Questa è la mia tensione VD. Bene, quanto vale la tensione VD? Anziché andare a calcolare da lì dove ho dovuto usare le equazioni, questa qui è una rete lineare, semplicissima da risolvere, perché quanto vale la tensione qui? Ebbene, io qui ho una corrente, qui ho una resistenza, sarà R per I, con il segno meno perché so che la corrente va nello stesso verso della tensione. Quindi la VD è pari a meno rigonente RD VGS. Questo è lo stesso risultato che abbiamo ottenuto la volta scorsa ragionando però con le equazioni sul circuito. Vedete come è più semplice invece ragionare su un modello equivalente, perché mi trasformo da un dispositivo di cui devo andare a scrivere le relazioni sotto forma di equazione a una rete che io so risolvere con i normali teoremi delle reti elettriche. Chiaramente questo adesso è un esempio semplice, quando vedremo gli amplificatori dove le reti sono più complicate, la sostituzione del dispositivo o dei dispositivi con i modelli rende tutto molto più semplice da analizzare. Quindi abbiamo ottenuto esattamente lo stesso risultato. Il risultato che dice che se io ho una tensione in ingresso, ottengo in uscita una tensione proporzionale meno C con M RT VGS. Chiaramente le due soluzioni coesistono, quindi che vuol dire? Che la corrente, istante per istante, è somma della parte statica e della parte dinamica, e così la tensione. Però ho semplificato l'analisi perché l'ho sdoppiata in due analisi differenti. Se ci fosse stata anche la resistenza R0, questa qui sarebbe capitata in parallelo alla RT e quindi comunque semplicemente includibile nei calcoli. Quindi fatto questo, quindi visto come è possibile risolvere circuiti che hanno sia una parte AC che una parte DC, dedichiamoci allo studio del primo amplificatore che vediamo, che è l'amplificatore a sorso. Questo circuito, diciamo, banale che abbiamo visto che amplificava, no? Ci metteva una tensione, otteneva una tensione più grande.
Il punto qual è? Che abbiamo usato un circuito di polarizzazione banale, che abbiamo detto che non si usa mai, quello con la VGE, con la VG costante, la VGS costante, e come vedremo la realizzazione di un amplificatore prevede che io metta anche degli altri elementi. Ma di principio questo qui era già un amplificatore. L'amplificatore a source comune, diciamo proprio in quanto amplificatore, ha una struttura un po' più complessa. Innanzitutto diciamo due cose: noi come prima cosa vediamo gli amplificatori a singolo stadio, cioè quelli che contengono un solo elemento attivo. Vedremo poi che gli amplificatori possono essere multistadio e quindi avere più di un elemento attivo. L'altra cosa che dobbiamo dire è che noi vedremo amplificatori in questa prima parte realizzati a discreti, che vuol dire che ci saranno le resistenze per la polarizzazione. Poi vedremo gli amplificatori nella loro versione integrata, quindi quando cercheremo di eliminare, per quello che abbiamo detto l'altra volta, le resistenze del disegno. E inoltre noi sappiamo che l'amplificatore deve essere, come prima cosa, deve avere una polarizzazione. Allora il vostro libro che cosa fa? Noi abbiamo visto che possiamo scegliere vari metodi per polarizzare in maniera corretta l'amplificatore. Il vostro libro parte da un circuito che chiama configurazione universale, che è sempre lo stesso circuito di polarizzazione, e attorno a questo poi costruisce i tre amplificatori che uno va a studiare, che sono il source comune, il drain comune e il gate comune. Noi seguiamo lo stesso approccio, fermo restando che poi in realtà voi dovete imparare ad analizzare i circuiti quale che sia la parte di polarizzazione, quindi questi vediamo così, ma quella parte di polarizzazione può essere realizzata in uno qualunque dei modi che abbiamo visto. Ad ogni modo, la configurazione universale, quella da cui parte il vostro libro, è fatta così. Prevede la polarizzazione con il generatore, diciamo, di corrente e la resistenza di gate. Dopodiché, a ciascuno dei terminali viene collegata una capacità, quindi avrò una capacità di gate, una capacità di drain, una capacità di source. Tutti gli amplificatori partono da questa configurazione, che è la configurazione universale. A seconda di come io vado a collegare le due cose che devo collegare, cioè il segnale di ingresso e il carico, io avrò il source comune, il drain comune o il gate comune. Ok? Ma la partenza è sempre questo stesso circuito. Noi iniziamo dal source comune, che è l'amplificatore, diciamo, più utilizzato di questi tre che abbiamo detto, che si realizza così. Source comune vuol dire che io questo terminale qua lo metto a massa. Il segnale di ingresso, che viene fornito attraverso un generatore di segnale di signal, che ha una resistenza R-signal in serie, un generatore reale di tensione, lo metto sulla gate, e il carico che immagino resistivo, che chiamo R con L, lo metto sul drain. Quindi in definitiva che abbiamo la polarizzazione,
il generatore di segnale, il carico, che è, diciamo, dove io voglio andare a trovare questa tensione amplificata, e questi condensatori. Perché abbiamo introdotto questi condensatori? Innanzitutto diciamo che questi condensatori hanno un valore che generalmente è dell'ordine dei microfarad, 10 a meno 6, e che sono detti condensatori di accoppiamento o condensatori di bypass, a seconda del ruolo che svolgono. Perché io devo mettere questi condensatori? La prima cosa che, diciamo, uno vede qual è? Io stabilisco una polarizzazione per il transistore MOSFET, che so che deve essere tale da portare il punto di lavoro quanto più possibile al centro della regione lineare della caratteristica di trasferimento. Ora, se io non mettessi queste capacità, che cosa succederebbe? La capacità come si comporta? La capacità si comporta in maniera tale che le componenti continue non le attraversano, è un circuito aperto per le componenti continue. Se io non avessi messo questa capacità qua, che cosa succedeva? Io mi stabilivo una polarizzazione per questo amplificatore, ci collegavo un generatore, il generatore ha una resistenza, una parte della corrente, vabbè, lato gate la corrente non ce l'abbiamo, ma qui una parte della corrente di drain sarebbe circolata anche per esempio nel carico, quindi sarebbe cambiato il punto di lavoro rispetto a quello che io avevo stabilito. Quindi la presenza di questi due condensatori fa sì che le componenti continue non interferiscano né con il generatore di segnale né con il carico, quindi la polarizzazione una volta che l'ho fissata non cambia più. Bene. Anche perché il progettista realizza questo, poi non lo sa che cosa viene messo in ingresso e in uscita all'amplificatore. Questa capacità qua invece, e quindi queste qua sono le capacità di accoppiamento, questa capacità qua che cosa serve? Il valore di queste capacità è tale che quando la frequenza del segnale in ingresso comincia a superare per esempio il kilohertz, la reattanza di queste capacità diventa molto minore delle resistenze del circuito, quindi questi condensatori si comportano come dei cortocircuiti. Che vuol dire questo? Che arrivata a una certa frequenza del segnale d'ingresso, questo punto qui è come se fosse connesso direttamente a massa, quindi source comune vuol dire che il source va a massa per il segnale. Quindi noi abbiamo questi condensatori, ma il valore di queste capacità è scelto in maniera tale che quando cominciamo a superare già mediamente il kilohertz, queste capacità approssimano dei cortocircuiti. Ok? Quindi la loro funzione è quella di disaccoppiare la continua, fondamentalmente basta. Quindi ci sarà, da un certo valore di frequenza in poi, noi non sentiremo più l'effetto di queste capacità. Questo tratto, nel quale queste capacità non hanno più effetto, evidenzia il tratto delle medie frequenze. Vi ricordate, quando noi all'inizio abbiamo visto i comportamenti in frequenza dell'amplificatore, che abbiamo detto? Abbiamo detto che la maggior parte degli amplificatori ha un comportamento con la frequenza di questo tipo qua. Da un certo punto in poi il guadagno non varia più con la frequenza. Bene, laddove i condensatori non fanno più sentire il loro effetto, il sistema diventa indipendente dalla frequenza, il guadagno non dipende più dalla frequenza. Quindi, da un certo punto in poi io posso considerare che le grandezze si mantengono costanti con la frequenza. Chiaramente all'aumentare della frequenza che cosa succede? Succede che io non mi devo dimenticare che il dispositivo, per come è fatto, contiene delle capacità intrinseche, soprattutto il MOSFET ha la capacità
Poi ci sono le giunzioni che contengono, sono per se stesse, hanno delle capacità, no? La giunzione, abbiamo detto, si comporta come se fosse una capacità. Quindi, a un certo punto in poi, queste capacità interne del dispositivo cominciano ad avere un effetto e il guadagno diventa di nuovo funzione della frequenza e scende. La cosa, diciamo, per noi molto positiva è che i campi di frequenza in cui intervengono le capacità interne ed esterne sono molto diversi. Tipicamente questa parte qua, quindi per basse frequenze, noi sentiamo l'effetto di quelle capacità che ci abbiamo messo noi, cioè delle capacità esterne. Le capacità interne dei dispositivi, come ordine di grandezza, sono picofarad. Quindi hanno un ordine di grandezza talmente piccolo che hanno una reattanza enorme, cioè si possono assimilare, finché le frequenze non diventano veramente molto alte, la loro reattanza è tale che possono essere considerati dei circuiti aperti. Soltanto quando le frequenze cominciano a crescere molto, cioè megahertz, allora io sentirò l'effetto di queste capacità interne, per cui il guadagno diventa di nuovo funzione della frequenza. Per cui io avrò due zone distinte. A bassa frequenza sento l'effetto delle capacità che ci ho messo io. Ad alta frequenza ci sarà l'effetto delle capacità interne del dispositivo. Questa cosa renderà poi molto più semplice studiare il comportamento del dispositivo, dell'amplificatore con la frequenza, perché posso separare i due fenomeni. Allora, quello che noi vogliamo fare adesso è studiare questo amplificatore e ricavarci i suoi parametri, che sono l'amplificazione di tensione, la resistenza di ingresso e la resistenza di uscita a media frequenza, ok? Quindi ci concentriamo soltanto sul tratto dove questi parametri non dipendono dalla frequenza. Quindi per fare questa analisi noi immaginiamo di stare in un range di frequenze tali che le capacità esterne sono ormai dei cortocircuiti e le capacità interne hanno un valore così elevato le reattanze da poter essere considerate dei circuiti aperti. Quindi noi vogliamo calcolarci queste quantità, quindi caratterizzare l'amplificatore. Che cosa devo fare a media frequenza? Quindi noi ci mettiamo nel range delle medie frequenze. Medie frequenze, queste capacità sono dei curti. Per quello che abbiamo detto prima, lo studio di questo circuito io lo posso dividere in due parti. Posso studiarmi prima la parte di C e poi la parte C. Quindi vado a evidenziare la parte di C. Ho la parte di C, quale che sia il valore delle capacità, per le componenti continue le capacità sono sempre degli aperti. Quindi la parte di C è soltanto questa parte qua.
Quindi io come prima cosa mi vado a ricavare da tutto il circuito la sola parte statica. La parte statica è la, va diciamo estrapolata considerando che le capacità per la continua sono aperte e basta, quale che sia il loro valore. E mi trovo questo circuito. Questo circuito è un circuito banale da risolvere, anche perché la polarizzazione è fatta con un generatore di corrente, quindi io so già tutto. So che la corrente che attraversa questo circuito è ID e quindi la tensione che ci avrò qua sarà VDD meno RDD. Quindi questo circuito io conosco tutto. A questo punto mi devo andare a risolvere la parte AC. La parte AC per il segnale, le capacità sono dei curti. E in più per il segnale, i generatori in continua non li devo considerare. Che significa? Significa che i generatori di tensione li devo mettere a zero e i generatori di corrente li devo aprire, se non li voglio considerare nel circuito. Quindi la parte AC del circuito come è fatta? Che cosa ho fatto? Ho chiuso il generatore di tensione VDD, quindi l'ho collegato a massa a quel punto, non deve erogare niente. Ho aperto il generatore di corrente perché non deve passare la corrente di polarizzazione. La capacità è un curto e quindi questo punto qua viene collegato direttamente a massa. E allora vedete dal circuito AC che il terminale di source è diventato il terminale comune di tutto il circuito, da cui source comune. Tipicamente l'errore che uno fa quando risolve questo tipo di esercizi, disegna male questo. Quindi voi vi dovete ricordare, le capacità diventano dei cortocircuiti. Ok? Semplicemente questo. E togliere i forzamenti DC, perché li avete già considerati qua. Adesso dovete fare la sola parte di segnale. Ora, questo circuito qua come si risolve? Si risolve come l'abbiamo visto prima. Al posto di questo metto il modello equivalente. Ci disegno attorno la rete elettrica nella quale il dispositivo è inserito e risolvo quel circuito là. Quindi, al posto di questo qua, io vado a considerare questo qui, il modello. Questa volta R0 ce l'ho qui. Per cui questo è il drain, questo è gate e questo è source. Quindi questo modello mi sostituisce il dispositivo. Attorno a questo dispositivo mi devo ricordare che questo stava collegato in una certa rete, quindi gli devo disegnare la rete così come sta qua. Allora che cosa faccio?
Source Stammas. Quindi questo qua, Stammas. Gate. La gate sta qua. Questa è la gate. La gate che cosa vede? Una resistenza RG collegata a massa. E una resistenza e il generatore di segnale sempre collegati a massa. Al drain che cosa vedo? Vedo la resistenza di drain RD collegata a massa e la resistenza RL di carico collegata anch'essa a massa. Quindi queste due resistenze qua stanno qua. RD, RL e la tensione di uscita è la tensione ai capi di RL, quindi è questa qua. Di questa rete io conosco tutto, perché? Perché essendomi calcolate prima le grandezze statiche, la corrente, io conosco R0 che è V con A su ID e conosco G con M che è 2 radice di K ID. Quindi questa qua è una rete nota, conosco tutto di questa rete. Questa rete è semplice da analizzare, vedremo che è praticamente immediato, semplicemente per ispezione visiva, determinare le grandezze dell'amplificatore, che è quello che noi stiamo cercando. Va bene? Tenete presente che per noi l'amplificatore è questo pezzo qua, cioè tutto quello che ci sta tra il generatore di segnali e il carico. Questo è l'amplificatore, questo è il dispositivo. Vedete com'è più semplice analizzare questo che non questo. Allora, io voglio valutare la resistenza di ingresso di questo amplificatore. La resistenza d'ingresso che cos'è di un doppio bipolo? È il rapporto tra la tensione e la corrente quando io metto in ingresso un generatore ideale di tensione. Ora, se io vado a guardare qua dentro, che resistenza vedo? RG, soltanto RG. Quindi la resistenza d'ingresso dell'amplificatore, senza bisogno di fare niente, io so che è RG. Vi ricordate, abbiamo più volte detto, guarda che io in ingresso a questi oggetti potrei mettere qualunque resistenza, tanto mi serve solo a creare un percorso verso massa, ma io la metto grande. Perché? Perché diventa la resistenza di ingresso dell'amplificatore. E siccome questo è un amplificatore di tensione, io voglio che la resistenza di ingresso sia la più grande possibile. Quindi là ci metto i meno. Sempre per ispezione, calcoliamoci la resistenza di uscita dell'amplificatore. Doppio bipolo, qual è la definizione di resistenza di uscita? È la resistenza che io vedo ai morsetti dell'uscita, avendo però spento il generatore dell'ingresso. Ok? Quindi, qual è la resistenza che io vedo qua quando ho spento questo? Spegnere questo che cosa significa? Se io non ho questo generatore, non avrò un segnale tra qua e qua, perché chi me lo crea questo segnale? Quindi non avrò una VGS. Se non ho una VGS, non avrò neanche la corrente G con M VGS. Quindi, guardando qua dentro, io le uniche due cose che vedo sono R0 ed RD in parallelo. Quindi la resistenza di uscita dell'amplificatore è R0.
parallelo RT. Se l'avessimo voluto fare guardando questo, noi non ci saremmo arrivati così semplicemente all'analisi del circuito. Questa com'è come resistenza di uscita? In generale un amplificatore di tensione dovrebbe avere una resistenza dell'uscita molto bassa. È molto bassa questa? Generalmente noi sappiamo che le resistenze di polarizzazione sono kilo ohm, non sono molto basse, quindi sarà una resistenza di uscita dell'ordine dei kilo. Bene. L'ultima grandezza che ci resta da calcolare è il guadagno di tensione. Per noi il guadagno di tensione sarà sempre definito come la tensione di uscita sulla tensione impressa, cioè sulla V sigma. Come vedrete anche questo calcolo, diciamo, è abbastanza semplice, perché partiamo dal determinare quanto vale la tensione di uscita. La tensione di uscita quanto vale? Io che ho qua? Ho 1, 2, 3 resistenze in parallelo. Queste resistenze sono attraversate da una corrente, ricordiamoci che questa è una corrente. Questa corrente va nello stesso verso della tensione, quindi per la convenzione dell'utilizzatore ci devo mettere un minimo. Quindi la tensione dell'uscita non è altro che meno G con L VGS per il parallelo delle resistenze R0, parallelo RD, parallelo RL. Ok? Quindi con molta semplicità io ho trovato una relazione tra la tensione dell'uscita e la tensione VGS. La tensione VGS in che rapporto sta con la tensione esterna? È il partitore della tensione esterna tra questa resistenza e questa. Cioè la VGS chi è? È la tensione V sigma all'esterna per RG diviso RG più R sigma. Se mi ricavo la tensione di uscita, quindi che cosa ci avrò? G con M RG diviso RG più R sig per G con M per R0 parallelo RL parallelo RG per V sigma. Ok? Ho messo insieme le due equazioni. A questo punto, se divido tutto per V sigma, questo che ho ottenuto è il guadagno di tensione. Ok? Quindi noi abbiamo risolto il circuito in una maniera molto semplice. Quanto vale questo guadagno di tensione? Beh, abbiamo detto noi la RG la scegliamo noi, quindi la metteremo grande, sicuramente più grande della resistenza interna del generatore di segnale, quindi questo termine è un termine che sarà tendente a 1. Quindi ci rimane un termine del tipo G con M per un parallelo delle resistenze. L'amplificatore a source comune è quello che presenta
diciamo, il guadagno di tensione più interessante di tutte e tre le configurazioni. In realtà vedremo che quello che lo rende l'amplificatore più usato è il fatto che questo amplificatore presenta un guadagno di tensione, generalmente questi guadagnano un numero intorno ai 50, 10, 20, 50, e contemporaneamente presenta un'elevatissima resistenza d'ingresso. Okay? Quindi questo ne fa uno degli amplificatori più utilizzati in questa categoria degli amplificatori a MOSFET che abbiamo iniziato a vedere. Quindi noi lo useremo per sfruttarne il guadagno di tensione e l'elevata resistenza d'ingresso. Ok? Allora, quello che facciamo adesso, facciamo un esercizio numerico per vedere poi come si effettivamente si calcolano tutti questi parametri. Poi voi in laboratorio avete una traccia di questo tipo qua, dove dovete risolvere l'amplificatore numericamente, fare la simulazione con SPICE, ricavare con SPICE le resistenze di ingresso, d'uscita e il guadagno e confrontare i risultati. Quindi esattamente questo. Quello che vi deve rimanere impresso non è tanto il risultato, diciamo, che abbiamo trovato, ma è il metodo con il quale abbiamo risolto la rete, perché come vi dicevo la polarizzazione può essere fatta in tanti modi, quindi non è detto che noi troviamo sempre questo circuito qua. Quello che però resta invariato è il metodo di risoluzione, quindi prima la parte statica, poi la parte dinamica, la sostituzione del dispositivo col modello e poi ricavare i parametri. Questo rimane sempre inalterato. Allora facciamo questo esercizio qua. Quindi aggiungiamo dei numeri a questa rete. Quindi in questo circuito abbiamo che la corrente di drain è erogata da un generatore di 0,5 mA. La resistenza di gate vale 4,7 megaohm. La resistenza del generatore 10 kg. Anzi no, 100 kg. La resistenza di carico 15 kg. La resistenza di drain 15 kg, la batteria 10 volt, e ci vogliamo calcolare per questo amplificatore il guadagno di tensione, la resistenza d'ingresso e la resistenza di uscita. Anche questa sarà 10 volt, abbiamo sempre un'unica batteria come valore. Quindi noi ci vogliamo ricavare queste grandezze e poi vogliamo analizzare in dettaglio questo punto, che è questo, è quello di disegnare la tensione di uscita al drain quando in ingresso metto un segnale di 0,4 volt, picco picco. La parte statica del circuito, la parte statica che è sempre semplice,
dopo 0,5 miliardi. Quindi io alla fine mi vorrò trovare, oltre diciamo alle grandezze dell'amplificatore, anche la tensione dei treni nel tempo. La parte statica è banale, perché io già so che la corrente che passa è 0,5 mA, perché ci abbiamo messo un generatore di corrente, quindi quella è. L'unica cosa che mi può interessare calcolare è la tensione di drain. Ok? La tensione di drain che vale 10 meno 15 kg per 0,5 mA. Ossia 2,5 volte. Ok, quindi io so che al drain ho una tensione di 2,5 volte di polarizzazione. Quassù poi c'hanno pure il segnale. Quindi questa parte qua è fatta. A che cosa mi servono anche le grandezze statiche? Mi servono a ricavare i parametri del modello, perché se no non li conosco. E quindi mi servono a ricavare R0, che supponiamo di trascurare, quindi di prenderli infinita, e soprattutto mi servono a ricavarmi G con M. Vabbè, per cui devo conoscere il K del dispositivo. Il K lo prendiamo pari a 0,5 mA su volta al quadrato, sarà quello che sarà. Mi calcolo questa G con M, che in questo esercizio veniva 1 mA su volta. Ok? Ce la siamo calcolata a partire dal K. Considerando il K degli esercizi, cioè 105 per 10 a meno 6, ci calcoliamo 2 radice di K e T. La G con M. Me la devo calcolare qui, quando calcolo le grandezze statiche, perché poi mi serve nel modello. Bene, questo qui è lo stesso circuito che abbiamo fatto prima, quindi le considerazioni sono le stesse di prima. La resistenza d'ingresso quanto vale? La resistenza d'ingresso coincide con la RG e quindi sarà 4,7 meno. La resistenza di uscita sarà pari a RD, sarà 15 kg. Il guadagno di tensione, abbiamo detto che vale meno G con M per R0, non ce l'abbiamo messo, RT parallelo RL per 4,7 megaohm fratto 4,7 megaohm più 100 kg. E questi sono tutti i numeri che abbiamo. Se vi fate i conti, questo guadagno verrà 7,35 volt su volt, è un guadagno di tensione. Questi sono numeri tipici, tanto sono i guadagni di un amplificatore a MOSFET. Quindi questi parametri li abbiamo calcolati immediatamente. La domanda che vi faccio adesso è: posso applicare 0,4 volt alla gate? È ancora un piccolo segnale 0,4 volt di gate? Alla gate, madonna, al VCD. Posso usare questo amplificatore per amplificare un segnale sinusoidale che ha come valore picco picco 0,4 volt? Che cosa devo andare a considerare?
Qual era la condizione di piccolo segnale? La condizione di piccolo segnale era questa. Allora che cosa devo fare? Mi devo andare a calcolare la VGS, lo posso fare perché conosco la corrente che passa. Per un data la corrente ci avrò un solo valore della VGS possibile. Vado a calcolarmi la VGS, se ve la calcolate dovrebbe essere 2,5 volt. Bene, 2,5 volt meno 1 volt, diciamo 0,8 che è la tensione di soglia, 1,5 volt per 2, 3. 0,4 volt è molto minore di 3 volt? Sì, quindi io posso sicuramente applicare qui un segnale di 0,4 volt di ampiezza. Quando mi trovo in uscita? Mi troverò un segnale in opposizione di fase sovrapposto alla continua che avrà un'ampiezza pari a 0,4 per 7,35 in opposizione di fase. D'accordo? E questo, diciamo, chiude l'analisi del circuito.